Dovremmo esserci. Benvenuti. Scusate ancora per il ritardo. Adesso vedrete le nostre bruttissime facce, le nostre orribili, raccapriccianti, ma smettiamola di glorificarci. Facce, benvenuti. Abbiamo anche dei difetti. Benvenuti a questa nuova Game Design Live, che mancavano da un po' di tempo. Parlate, scusate, voglio vedere se vi si sente. Col cazzissimo, un momento. Ah, che gioia, ora ci vedono lottare, io farò fine di video. No, ok. Adesso vi si sente, scusate, ma come al solito, ogni tanto, quando vuole, c'è OBS che sceglie cosa vuole che si senta o non si senta. Comunque, benvenuti tutti quanti a questa Game Design Live, sempre a tema del Science of Halloween. Mi dispiace, lo so, vorrei tanto già passare ai nuovi argomenti di Game Design Live, ma stiamo concludendo alcuni aspetti di Halloween, e visto che sono robe che sono da fare e ci prendono un pochettino di tempo, e in più si vanno a, diciamo, ad aggiungere a questo periodo in cui stiamo realizzando e portando avanti quello che è The Silence of Halloween, Voges Bureau, che comunque è un progetto di cui sono parecchio fiero, che sta procedendo, e per il momento faremo ancora un paio di live, di Game Design Live di questo genere, anche per risolvere eventuali dubbi, perché alcuni stanno inviando dubbi, domande, richieste, e quindi di volta in volta, se ci saranno, potremo rispondere sia per quanto riguarda proprio la parte di conversione, sia per quanto riguarda proprio Voges Bureau, perché c'è ancora gente che comunque chiede bene come si struttura, come si fa, come si gestisce, ma poi le giocate come si fanno, come devo fare durante il mese, cosa bisogna fare, tutto questo genere di cose. Quindi buonasera a tutti, ricondividete questa live, fate le brutte persone, dite, ricondividete questa live con questo hashtag noioso game design. Sono sicuro che attirerà più roba che wow, che bello il game design. Cioè, spammate, diventate odiosi. Perché se appena dici, ah, che roba noiosa, allora diventa una cosa che dici, aspetta, perché dicono che è noiosa? Va bene, a parte le cazzate, ragazzi. Le volte scorse abbiamo portato avanti le schede del bestiario per The Silence of Halloween, con quello che serviva soprattutto a noi, in realtà serviva soprattutto a noi master, perché ci stavamo preparando a Voges Bureau e dovevamo sapere nel caso che cazzo stavamo per aggiungere chimere, era, è giusto un piccolo esempio per chi ha seguito quelle live. Ora, mi dispiace solo che sta avendo un po' di problemi, non sta riuscendo, mi sembra, a fare anche su Twitch attualmente la live, cioè su YouTube, ma siamo solo su Twitch stasera, problemi vari, non vorrei che siano i soliti cambi di YouTube che non sa come trovarsi il culo, quindi vedremo prossimamente. Ma, detto questo, leggiamo Hendrix. Ma qual è il combo per un mago di Silence of Halloween? Fa sparire intere popolazioni volontariamente con una peste arcana. Se l'ha fatto, probabilmente anche lui è infettato, quindi non è molto felice quel mago. Più che il colmo è la realtà. Esatto. No, esatto. È un complotto. Io voglio, ragazzi, stasera, oltre alle, dopo le mie incredibili performance come creatore di razze improvvisate che ho, sottoclassi improvvisate come il complottista, non del genere. ma abbiamo proprio bisogno anche di Guido in questa live, per forza. Tra l'altro sarà anche interessante in futuro pensare a nuovi background e altre cose, ampliamenti, sì. Ragazzi, sarà interessante, però per il momento ci teniamo a chiudere definitivamente il pacchetto necessario per qualsiasi giocatore master se voglia approcciare a The Silence of Halloween, in modo che abbia tutto il necessario. Alcuni mi hanno già iniziato a chiedere per quanto riguarda Savage Wars seconda edizione. Ora, no, non è il momento, per un motivo. Savage Wars seconda edizione uscirà tra una settimana a Play, e comunque voglio prima recuperare il manuale, capire cosa effettivamente è cambiato e fare le dovute valutazioni. Questo per una mera questione che sembra che ci sia voluto, che sia poco lavoro, ma in realtà il lavoro che è stato fatto necessario, sebbene per Savage sia stato minore che per D&D, chiaramente era molto meno da lavorare, da cambiare, sì. È comunque stato, sono state diverse ore di lavoro. Ora, prendere, buttare via tutto e riproporre la nuova edizione è un po' tosta, più che altro per proprio
investimento da fare, budget da metterci di tempo, di risorse per fare anche eventualmente questa nuova versione. E poi lasciamo comunque un attimo entrare nel circolo Savage World nuova edizione, esatto, che in realtà è uscito da poco. Esatto, soprattutto in Ciao Italia, quindi soprattutto sul panorama italiano. Oltre a questo ricordiamo anche che noi invitiamo caldamente tutti voi a proporci le vostre conversioni, in modo anche da poter vedere come voi adattereste The Science of Halloween al vostro sistema di regole preferito. Quindi spero in futuro di vederlo un po', anche perché a Play avremo la seconda tiratura di The Silence of Halloween, quindi ci saranno nuovi refusi da trovare, perché sono sicuro che tolti tanti ne ho riseriti altri, cioè sono sicuro che quelli che ho tolto, che ho scacciato con un calcio in culo fuori dalla porta principale, sono rientrati dallo spioncino, cioè sono rientrati sono colati fuori. Il primo che ne trova 10 Greco, sulla spalla. Ah, ok, bravo. Okay. Non esageriamo. Paura. Perché il problema, sai cosa? È che ho frequentato per troppo tempo Serpentarium e quindi il refuso scorre potente in me. È diventata la mia condizione d'esistere, proprio d'esistenza. No. Comunque, ragazzi, bando alle ciance, vi ricordo che la volta scorsa, e tra l'altro appena avremo finito questo documento lo risistemerò dividendolo nelle due versioni effettive in modo da rendere scaricabile anche dalla vetrina della pagina Facebook e dai canali social le schede dei mostri, quindi tra poco le renderemo anche disponibili. Eravamo arrivati, se non ricordo male, oddio la chimera cozza, al minicottero. Eravamo arrivati al minicottero, non mi ricordo se però l'avevamo concluso il minicottero, Guido. No, io lo devo ancora fare, per esempio. Okay. Io arrivato all'esoscheletro di armatura più uno. Allora, ripetiamo al volissimo che cos'è il minicottero nell'ambientazione di The Silence of Halloween. Il mimicottero è la versione brutta è un mimic brutto del mondo di The Silence of Halloween. È un mimic che si finge in realtà una persona con un cappotto alla fine, diciamo un avventore qualsiasi, su posizione eretta, con le ali che avvolte intorno al corpo, così da sembrare che stia indossando come una specie di rigido cappotto, che ovviamente è un travestimento abbastanza becero. Infatti io ho sempre detto che sono perfettamente degli oggetti di cui prendono l'aspetto, ma sfrutta chiaramente la scarsa luce, le nebbie, per nascondersi e avvicinarsi quanto serve all'avversario, che in realtà è una cosa che dei vari giochi di ruolo, ma videogiochi anche, i mimic mi sono sempre dispiaciuti che sembrassero troppo l'oggetto di cui prendevano l'aspetto, cioè fossero un'esatta replica. Recentemente avevo visto delle bellissime concept art di alcuni mimic che erano mimic, ma erano, cioè, tipo erano questo baule, ma con parti di carne che strabordavano leggermente, o comunque con dietro il corpo rannicchiato che è nascosto dietro la colonna, quindi solo parte l'esterna messa fuori che sembra un forziere e il resto nascosto dietro la colonna. Quegli aspetti mi piacevano molto di più perché erano molto più creepy in realtà, cioè non è il sorpresa è la pignatta che si rivela piena di serpenti, ma è proprio un mostro che sta solo ingannando, sta cercando di ingannare. Hendrix, io voglio provare a ricreare Alba di Cthulhu, ho solo un dubbio, le armi dovrei nerfarle, perché se non usi la pistola rischi di shottare ogni umano che passa. Hendrix, in realtà la mortalità di Alba di Cthulhu va abbastanza bene, perché no? Da noi più o meno è quello il concetto. Uno si è beccato un colpo di fucile in faccia ed è morto quasi. Chiaramente per la conversione di D&D giocatori di livello 10 saranno decisamente più resistenti rispetto a un giocatore di Alba di Cthulhu anche dopo un po' di avanzamenti.
Ma devi arrivarci a livello 10. A parte quello, ma comunque D&D, per quanto l'abbiamo nerfato, mettiamolo in questo modo, l'abbiamo reso più realistico nel rapporto con i danni, rimane comunque un po' più eroistico. Chiaramente, ragazzi, è chiaramente più eroistico. Quindi, se Alba di Cthulhu shotta, non è per forza di cosa una brutta cosa. Cioè, considerate che Savage, la conversione come l'abbiamo fatta, considerando che specifichiamo, i dadi non possono esplodere più di una volta, considerate la regola dei danni realistici, ragazzi, ci sono braccia che partono, Cioè, 3, 2, 1 e saltano dita, mani, piedi, come non mai. Sì. Quindi... il mimicottero quindi è una creatura che cerca di assumere l'aspetto, riesce a mimetizzarsi sebbene abbia bisogno di alcune condizioni climatiche, spesso e volentieri, ha un guscio abbastanza resistente, ma non è assolutamente una creatura particolarmente forte, nel senso che a meno che non si finisca nelle sue fauci, inizi a... lui a divorarti perché si viene colti letteralmente alla sprovvista. In realtà io mi ricordo che l'avevo catalogato alla fin fine come mostro di secondo grado della scala nerviana. Questo anche per il fatto che in realtà dovete preoccuparvi, già che di solito si spostano in gruppo, quindi uno può essere facile, ma se ne sono 4-5 inizia a diventare necessariamente più interessante. Madmat, quante gente sono morti perché hanno scambiato un minicottero con un semplice pervertito in impermeabile? Di... un po'. Potrebbero starci. Hendrix, ero io quello quasi morto con una fucilata in faccia, puntini, puntini. In realtà nella prima live nella live beta di Vogue's Bureau sono stati diversi gli agenti che sono quasi caduti. Mi ricordo Ire che è stata buttata a zero da un goal con una fucilata e via. Ci sono stati altri agenti che sono caduti malamente. 3-2-1 Stella. C'è stato il buon Quit che è morto con un semplice colpo che è riuscito ad arrivare. Cioè, una buona mortalità, ragazzi, implica anche che i giocatori, se lo capiscono e se giocano di conseguenza, non andranno a fare quelle classiche cazzate come buttarsi nella mischia a cuor leggero. Non andranno a sparare fuori da coperture facendo gli sgargiulli. Ma probabilmente cercheranno copertura, creeranno un diversivo. E anche quello è parte del gioco, ragazzi. Alcuni sistemi chiaramente possono invogliare molto di più questo aspetto del gioco. Oggettivamente, con l'uscita di Ultima Bomba, io sono molto curioso perché l'Ultima Bomba, quel gioco trashissimo che sarà di casa Serpentarium, avrà le armi da fuoco 9 a 10. E quindi a quel punto sarà molto interessante dire: va bene, guardate che forse a questo punto sarà anche possibile fare Halloween con l'Ultima Bomba, perché a questo punto ci saranno anche delle regole ufficiali similari con armi da fuoco e tutto quello che è simile. Hendrix, quindi non si può fare lo Space Marine? Sei un'armatura glifica? Diciamo che la cosa più simile è effettivamente l'armatura glifica che abbiamo inserito nel regolamento, che però ha quell'interessante cosa che ha tempo, che ha il suo dado risorsa. Ora, nei test che ho fatto, soprattutto nei test che ho fatto per The Fire of Knowledge, l'avventura che aveva fatto uscire a Cartoonix, quella con i draghi, e quindi potete solo immaginare cosa possa succedere. Il problema non era la potenza dell'armatura da bilanciare, perché dopo 3 turni di combattimento c'era uno dei giocatori che l'armatura si stava quasi per disattivare, gli altri giocatori che invece stavano cercando di risparmiare risorse avevano già usato tutti i glifi integrati nell'armatura. Quindi sono molto forti le glifo-armature, le armature glifiche, però non sono assolutamente invincibili, come è giusto che sia. Beh, sono comunque delle risorse... A differenza delle creature, esatto, secondo me c'è il che si lamenta. Ma cosa c'è, vuoi uscire?
Ok, il mio omnicottero è una creatura da agguati. Sì, da agguati. Tranquillo. Il bugger a bocca al monte. Dunque, fondamentalmente, questo potentissimo essere... Allora dice, ragazzi, le armature glifiche sono stupende, puoi prendere a pugni tutto. più o meno sì. Dunque, beh, considerando forse... che fai 2 di 10 più 6 sì. di danno, sì. con 21 sì. di forza, diciamo che puoi prendere veramente forse a pugni tutto. C'è un problema. Sì. Nessuno credo che abbia ancora incontrato, abbia affrontato un mago che si lascia andare. Non abbiamo ancora avuto modo di testare un mago che abbia detto fanculo. Adesso voglio che i Vogel, non so se ci sono, giocatori, però io qui vi dico che io sono quello che vota per mettere i maghi in Vogel Bureau per uccidere tutti i giocatori. Merda. Io sono anche quello che dice, mi prego, mettiamo le armature glifiche, devo testarle, mi prego. Tranquillo, l'ho avuto anche io. Secondo me, se capita una situazione buona, mettiamo una armatura glifica. Però... E lasciamo la gente che si scanna come... Vai. Esatto, il problema è qual è? Che hanno fatto delle cazzate, non ha senso dargliela. Ma con calma. Lascia sviluppare. Assolutamente. Allora... Vedo, la versione di D&D... Prego, illustra pure, Guido. Ok, Mimicotto è una creatura fondamentalmente media nella sua costituzione, diciamo. Praticamente, vabbè, adesso devo fare un attimo questa parte qua, devo riscriverla. Però, classe armatura 14, perché è abbastanza resistente, 40 punti di ferita sono una buona media, e furtività un pochino alta. È principalmente basato sulle abilità, perché appunto ha falsa apparenza, per cui finché si trova in una condizione di scarsa visibilità appare indistinguibile da un uomo con un cappotto lungo. Questo è il concetto. Poi non so se devo andare a rifinire in un altro modo. E poi le sue due capacità principali, che sono appostato e attacco di sorpresa. Appostato ripeti di avere vantaggio in tipi colpi contro ogni creatura sorpresa, che è una condizione molto particolare di D&D, per cui tu puoi essere sorpreso soltanto nel pre-combattimento. Cioè tu fai iniziare un combattimento, la creatura non se lo aspettava, è sorpresa, tu hai un round tutto tuo in cui puoi attaccarla, e poi si va in turn order, e a quel punto non è più sorpreso. E attacco di sorpresa agisce poi in questo senso: quando tu attacchi una creatura sorpresa o che non ha ancora agito nel turn order nel primo giro di combattimento, quindi non sa ancora che cazzo sta succedendo, eccetera. Guido, fa 3 di 6 danni extra con gli attacchi durante il primo turno di combattimento contro creature sorprese che non hanno ancora agito? Esatto, è la capacità standard di Bugbear. Già. Dei ladri? Già. No, non dei ladri, i Bugbear. Quella bellissima etnia di goblinoidi ha questo esatto potere. È una capacità molto specifica. Però forse in questo 10 modo. Danni di media un po' eccessivo. Ragazzi, mettiamo in questo modo: fa solo questo in un singolo turno, e solo se sei sorpreso o non hai ancora agito. E praticamente tipo è un solo attacco, più o meno, che potrebbe beccare questo turno. Per il resto la creatura, se la colpisci sapendo quello che ti stai aspettando, eccetera, fa un modesto 1 di 6 più un danno. Sì, infatti, ti stavo per dire. E quindi fa appunto 4 danni da taglio, normalmente, con un tiro per colpire di più 3, che è abbastanza basso per una creatura del genere. Però una cosa pure, no? Ma tu sei un po' fissato col fatto di mettere più attacchi a tutti i mostri che trovi? Tutti i mostri hanno attacco multiplo, tutti! Ok, cioè, o aumento la forza in modo esponenziale di queste bestie, oppure le permetto di gestire il fatto che andranno minimo in 2 giocatori contro una. Allora, do ragione a Gregor, che effettivamente hai una passione. Ma tutti i mostri diventano molti attacco, è vero. Tutti i mostri di challenge in turno inferiore. Tutti. È il modo per equilibrare il fatto che i giocatori sono all'incirca in 4. Io ho una creatura, che fa sta creatura? Attacca uno, poi basta. No, non va bene. Cioè, è così che funziona.
tipo i ghoul non ce l'hanno, attenzione, No, forse qui devo ancora capire che noi stiamo creando un bestiario, non stiamo facendo power playing. Ma io non sto power playando, io sto creando roba equilibrata, secondo me. Do un attimo, mano le tabelle, vedo se ho fatto tutto quanto i calcoli a mente giusti. Dovrebbe essere quello. Tra l'altro, un paio di cose al volo. Sì, armature glifiche, no maghi. Mi spiace, ma mi suona fin troppo con l'ambientazione. In che senso, Andrix? Cos'è che ti stona con l'ambientazione? Ma Vogel o in generale, ragazzi? Esatto, specifica un attimo, Andrix. Lord Azius, sera signori, niente serata gioco su Discord stasera? Live di Vogel's Bureau, la seconda effettiva live di Vogel's Bureau, ci sarà dopo Play, quindi sì. si dovrà aspettare dopo il 9 di aprile. Potrebbe essere la settimana dopo Play? Stiamo vedendo, dobbiamo capire le disponibilità dei vari master, perché in definitiva, ragazzi, ci devono essere master. Più che giocatori, devono esserci. Anche perché essendoci il Play per mezzo, significa che dobbiamo anche avere la possibilità di far gestire a tutti quanti le intersessioni, di creare le prove, di creare le cose. Non esserci, dice. Potrebbe anche scalare di qualche giorno tra un paio di ore finisce il limite per inviarci le giocate, quindi chi non l'avrà inviato in tempo ciccialà. Vediamo che si è messo in ufficio a fare burocrazia, a girarsi i polli. Esatto. Oppure semplicemente sta facendo il suo lavoro d'ufficio e basta, non si sta mettendo a fare niente di particolare. Esatto. Hendrix Hendrix diceva inserire i maghi come giocabili. I maghi sono un altro gioco. I maghi sono proprio immaginati come la Nemesi. Se si vuole portare i maghi in partita, ragazzi, quello che succede è praticamente, non dico che si va a creare un nuovo gioco, chiaramente, potresti fare un mago infiltrato nei dipartimenti, sì, è comunque una cosa un po' borderline, e sarebbe comunque meglio a quel punto, già che lo stai facendo, semplicemente che tu ti metta a giocare maghi, sono tutti maghi i personaggi e quindi sei dall'altra parte della barricata. Giocare come maghi secondo me potrebbe essere una gran figata in futuro da fare, soprattutto quando eventualmente si verrà fatto il manuale, però dovete capire che sarà un tipo di gioco totalmente diverso, cioè avrete a che fare con una diversa concezione di approccio al gioco, come giusto che sia, cioè sarà un'esperienza diversa, quindi motivata, messa nel giusto aspetto, secondo me ci potrà benissimo stare. Per il momento no, un mago in mezzo agli agenti è solo uno sbilanciamento, a meno che non sia una cosa fatta appositamente per quella storia, quell'avventura, per andare a caratterizzare un aspetto, però tanto quell'unica eccezione la vedo difficile. Io adesso sono curioso, adesso andiamo a vedere la versione fatta da Bon Greco. Sì, l'uomo che amava i giocatori e non voleva ucciderli male. Non è vero. Allora, ma come? Possiamo magari dire non è vero, in quanto la prima vittima di Vogue Sbiro l'ho fatta io. È vero. Ma comunque... Che invidia. Che invidia, è tutta esperienza, e odio nei confronti dei player. Ragazzi, io l'esperienza ce l'ho. Considerando che hai ammazzato il proprio Edo, povero, che era proprio di serata che ha detto: ragazzi, che ho trovato la persona che non volevo ammazzare. Ho trovato la combinazione per rompere il gioco, sarò invincibile. Pam, ammazzato. Esatto, era partito tutto qua dicendo: cavolo, Edo, qui ti ha trovato la combinazione, adesso è fortissimo, Tu hai un colpo, mi è bastato un critico. E neanche così tanto critico. Ha avuto molta sfortuna, perché ricordiamo che in D&D quinta c'è la regola dei tiri salvezza versus morte, che sono generici, non hanno bonus, sono la morte non guarda in faccia a nessuno. Ma in realtà ha avuto una sfida pazzesca. È meno punitivo che la 3.5, perché in meno 10 e poi sei morto della 3.5 oggettivamente erano molto più facili da raggiungere con un danno massimizzato. Gregor?
Sì, mi sono un attimo laggato bruttissimo. Ti Allora. stavo dicendo che in realtà comunque è meno punitivo che nella 3.5, dove avevi meno 10 da raggiungere e poi eri morto, perché oggettivamente un attacco massimizzato poteva killarti in un solo colpo. Sì. No, almeno qua c'è questa cosa dei tre tiri che è interessante. Ma comunque. Allora, il mimicottero, abbiamo detto, non ha chissà quale grande agilità, non ha chissà quale grande forza. L'ho reso un po' più forte che agile. Perché lo vedo con le ali ripiegate, e non penso che sia una persona, un essere particolarmente agile. Quindi un D6 agilità, D8 forza, un D4 intelligenza non istintiva però. Comunque ha un minimo di intelligenza ce l'ha, non è un'intelligenza puramente istintiva, da quello, No, non anche è perché semplicemente sta animalesca. appositamente nascondendo per fare Esatto, quindi non è danni. animalesca come intelligenza. Uno spirito, un D8 perché comunque. Ci sta, e vigore di sé perché non è chissà quanto resistente. L'unica cosa che lo rende resistente è l'esoscheletro che gli dà armatura più uno, messo sotto le capacità speciali. Quindi Un combattere di combattere. 6 perché non l'avevo Sì. immaginato come un. Io metterei furtività 1 di 10, ma metterei una condizione. Anzi, è in grado di mimare gli atteggiamenti di un umano a punto tale da poter essere confusi con Confuso. esso in situazioni di Confuso. scarsa, illuminazione. Perché comunque non potresti confondere quello scarafone gigante con un essere umano se te lo ritrovi in stazione bella illuminata. Buongiorno, lei cosa vuole? Un biglietto? Cioè, Aiuto. praticamente. Oh, cos'è un episodio crossover con Alba Dictulu? Oh my God. più o meno. Il mito è dietro l'angolo. Raga, Esatto. voi E dite poi alla tanto fine. che questa creatura sia forte, invece challengeate solo uno. Ho fatto tutti i calcoli precisi. Solo uno. Mamma mia. È debole, fidatevi, è debole. Ho fatto Hendrix, tutti i il mio calcoli. capitano ordine, evviva Grecor, evviva, inserire il nome del capitano che non ricordo. Questa è brutta cosa. Aia, aia. Mio Agente, voglio il Dio. suo rapporto immediatamente sopra il tavolo. Mannaggia che l'hanno inviato tutti e quindi nessuno ha preso di malus. Che E poi peccato. domani voglio che mi porti una paginetta in cui scrivi 100 volte Ian Gellan, Ian Gellan, Ian Gellan, perché poi devi ricordarti. Watcher Ita, buonasera, ma giocare da personaggi legali braccati dagli agenti, stai valutando un passaggio dall'altra parte della barricata. È una cosa che assolutamente è stata preventivata per Hollowind, non per questo primo manuale, che è dal punto di vista degli agenti. Ma assolutamente, Vocerita, è ovvio Sarebbe che fighissimo era giocare stato Goblin. pensato, è ragionato che una delle possibili espansioni sia apposta appunto un'espansione dove giochi da parte dei criminali, ovviamente. Solo che non è al momento, neanche la conversione è settata al momento per giocare come criminale. Quindi, ma in futuro, se tutto andasse bene. Infatti. Mimetizzazione, esoscheletro, guarda com'è buono Gregor che non ha messo una cosa tipo attacco brutale perché toglie Attacco di impreparato. uscire Infatti, male l'unica dalla cosa. famiglia. Il fatto è che in realtà in Savage World non ci sta molto il concetto di attacco furtivo. Si può adattare perché in Savage World si può adattare qualsiasi cosa, però non Cioè, essendoci. l'attacco di sorpresa esiste in L'attacco di sorpresa ci Skyrim. sta, sì. Sì, esiste, esiste, esiste. Vogliamo Che bonus pagliarlo un ha l'attacchi pochettino. di sorpresa? Dovrebbe essere sempre un bonus base di più 2, dovrebbe essere, ma vediamo un pochettino. Ora controllo per sicurezza. Che non prendo Savage, ma lo do un po'. Tanto vado a specificare che la prossima creatura, una delle prossime creature la andremo a saltare perché sarà semplicemente questione di riportare dentro perché è stata già realizzata e sto parlando del Predatore Notturno che Ah, era giusto, l'abbiamo già stata fatto. Eh è stato sì, già che realizzato figo, quindi lavoro perché gratis. lavoro no, non è che lavoro gratis, l'abbiamo già fatto. Cioè, Guido, Vabbè, cioè, ringrazia il Guido del passato. ma perché c'era un pagamento di cui non mi ricordavo? C'era?
c'era un pagamento, io ho detto questo, non mi ricordavo. Pezzo di merda. Mi avete preso la sprovvista. Ma quando mai? Vabbè, no, scherziamo, scherziamo. Poco mana, attaccare un nemico inerme dà un più 4 a colpo e danni. Però non stiamo parlando di un nemico propriamente Non è inerme. inerme, Stiamo attenzione. parlando di un nemico che viene colto alla sprovvista. Essere Non mi sorpresi non ricordo. significa essere inermi. Essere inermi significa incapaci di reagire. Una persona colpita di sorpresa può reagire tranquillamente. Infatti anche a me sembrava che era solo più 2, che in realtà in Savage è molto, più 2 è veramente Più tanto. 2 è il bonus base, quindi è abbastanza in realtà. Attacchi 71, vediamo un pochettino. Aspetto l'internato, Perché dopo il ok. mimicottero, mentre Greco lo sta controllando, sarebbero da Mentre io fare il cerco un po'. morto nottambulo, il morto d'estate e il servitore scheletrico. Ora, il morto nottambulo è il classicissimo zombie di entrambe le edizioni, quindi è Sì. molto semplice. Il servitore scheletrico è lo scheletro che potete trovare in entrambi i bestiari, quindi al più probabilmente metteremo semplicemente il numero della pagina a cui andare a Sì, vedi vedere. quelle, magari qualche leggera modifica se vediamo se c'è qualcosa proprio Non di credo, diverso, ma non penso. ricordandolo così a naso, non dovrebbe essere. Cosa sta facendo Guido? Sto inserendo il predatore Ah, le sei già dato a riprenderlo notturno. dai Sì, vecchi appunti? Ok. sto copiando Io a mano. sono scemo e non trovo la parte del attacco furtivo. Buono così. Allora, vediamo se posso venirti in aiuto. Buono così, Vediamo. mi è piaciuto. Vediamo. Devo solo controllare in quale valigetta abbiamo il Perché come nostro eroe. modificatori agli attacchi trovo solamente copertura e illuminazione. Non andrà a vedere nel tipo di attacchi, nel tipo di. Vita, non intendevo per forza criminali, ma anche quelle razze tipo i fatati. Beh, sono criminali. Cioè, quindi quella genia dei fatati è la famiglia Oberon, quindi è una delle famiglie arcane, quindi sono considerati criminali. Però, appunto, l'idea sarebbe arrivare a giocare assolutamente, di renderli disponibili. Ma qual è l'anno zero della mancocrazia? Quando è stato eletto Merlino o quando? No, Hendrix, l'anno No. zero è l'anno zero di M è quando fu emanato l'editto di Merlino, che nell'ambientazione corrisponde al momento in cui Merlino, appunto, promulgò l'editto che andava a diminuire o a praticamente a richiedere ai maghi di non utilizzare in maniera spropositata i propri poteri, ma di tenerli a bada. Solo che l'editto di Merlino, che doveva teoricamente nelle sue intenzioni iniziali, per quanto si possa pensare che intendesse fare Merlino, essere un modo per acquietare la crisi tra la popolazione, le proteste della popolazione, in realtà non fece altro che dare la prova alle popolazioni inarcane che se Merlino stesso aveva promulgato un editto che diceva diminuite l'uso della magia, forse allora la peste arcana che stava flagellando tutto e tutti effettivamente era colpa dell'uso della magia. E quindi chiunque usasse la magia era colpevole di star diffondendo il morbo. E quindi questo in realtà diede più forza. Ah, lui dice, no, come contavano gli anni durante la magocrazia? Chiedeva Hendrix. Su cosa contavano gli anni maghi? Se ricordo bene, doveva essere sulla guerra delle congreghe. No, non sulla guerra delle congreghe, ma su. Aspetta, non vorrei dirti una cazzata, perché ovviamente il manuale base riporta la datazione data dal governo, quindi se ne frega Ok, di io ho quello trovato la dell'altro. sorpresa del combattimento nel frattempo e non da bonus, agisce solamente a livello di iniziativa. Ovviamente, quando accade che qualcuno è appunto colto di sorpresa, non riceve carte nell'iniziativa.
riceve il turno dopo direttamente. Cominciano il combattimento in pausa, le vittime dell'attacco di sorpresa devono effettuare un tiro di percezione. Chi lo supera riceve una carta come al solito, chi lo fallisce non riceve nessuna carta per il primo round. Quindi c'è solamente a livello di iniziativa. Allora, se ricordo bene, perché in realtà è una cosa che non è specificata nel manuale, quindi è una cosa che sto comunque aggiungendo io in questo momento, la numerazione inizia dei maghi, iniziò primariamente dopo l'annichilimento dei titani, quindi quando i maghi presero effettivamente il potere. Quindi parecchio tempo prima. Dark Richard, parecchio tempo prima, diversi secoli prima. Dark Richard, salve, quindi domani sarà disponibile da scaricare il bestiario? Difficile domani, Dark Richard, perché ci sarà bisogno di un attimo di sistemarlo, reimpaginarlo un attimino. La roba già fatta, ragazzi, non so se è già disponibile da leggere. No, non è ancora disponibile. Devo semplicemente, questione di reimpaginarlo. Se tutto va bene, o venerdì mando in stampa gli ultime copie del manuale in inglese per l'edizione per appunto l'edizione inglese ai Baker, e quindi annunciamo quello, oppure carico il bestiario, cioè sono quelle le due cose, o il bestiario o l'altro. Quindi devo semplicemente capire se mi arriva in tempo la copia di prova in modo da valutare e capire se riesco a mandare. Voi nel caso, ragazzi, ponete le live precedenti, fate dei fermo immagine. No, per vabbè, ragazzi, ma in realtà al più si tratta di una settimana, cioè settimana prossima dovrebbe uscire. Sì, penso di sì. Il tempo di sistemarli, poi... Quanto sono pericolosi quella tua? Hendrix, che suggerisce a Wacherita? Beh, su via, gli gnomi sono dei fatati alla fine dei conti. Sì, sono l'unica genia fatata legale, diciamo così. Perché privi di magia, se ricordo bene. Praticamente privi di magia. Erano alcuni gnomi potevano sviluppare la magia, ma erano una genia, una sottogenia dei fatati, quasi totalmente priva del dono. E come per questo motivo trattati al pari di schiavi, servitori, cioè servitori ma proprio schiavizzati dai fatati. Infatti agli gnomi non dispiacque così tanto tradire la famiglia Oberon e passare ai rivoltosi, cioè ne potevano solo guadagnare nella loro condizione. Loro e i satiri potevano anche loro decidere se schierarsi o meno con gli Oberon o i rivoltosi, perché anche loro per gran parte privi di poteri arcani, ma i satiri preferirono schierarsi con il resto della famiglia Oberon. Per questo non sono diciamo accettati come cittadini, anzi spesso volentieri braccati. Allora Dark Richard, io aspetto quello per iniziare la campagna. No, mi dispiace ragazzi. Allora, magari una cosa, magari nel gruppo Facebook sarà possibile iniziare a ricondividere i link, ma la preparazione definitiva, che diciamo comparirà come vetrina, nella vetrina della pagina, potrebbe impiegarci qualche giorno in più. Però potrebbe essere che magari domani i link li passo. Cioè, i link non sono un problema, è solo che i file sono ancora un attimo da ripulire, semplicemente mettiamo quello, ripulire come grafica, come impaginazione, ragazzi, né più né meno. Sì, l'abbiamo fatto in questa impaginazione giusto per dare un senso, ma sarebbe un attimo da riprendere, da sistemare qualcosa. Poterci lavorare sopra. Esatto. Allora, dopodiché passiamo, mi sembra quindi che abbiamo finito il mimicottero, giusto? Sì, perché alla fine l'unica cosa che fa la sorpresa è appunto dare un vantaggio all'iniziativa. Ok. A chi prende di sorpresa, e chi invece viene preso di sorpresa deve fare un test di percezione. Se riesce, prende normalmente la carta iniziativa, altrimenti rimane in pausa e si subisce gli attacchi, i danni e chi più ne ha più ne metta. Mm-hmm. Ok, so, pensavo se si poteva in qualche modo agire su questa cosa, ma alla fine basta e avanza questo. Ci sta. Predatore notturno lo inseriremo prossimamente, semplicemente riporterò quello che c'è già nei documenti. Guido si era già messo perché era un pochettino più avanti, ma adesso direi un attimo di inserire riferimenti quantomeno per i morti,
per i morti in ottambulo, morto Sì, adesso d'estate, e infatti. servizio Sì, facciamo d'emergenza, subito allora. che credo che sia semplicemente, come stavo dicendo prima, un riferimento alla pagina. Ora, quello che cambia da morto, da morto nottambulo a morto d'estate, nella mia idea, nel mio concetto, è semplicemente quello che cambierebbe nel più classico dei film zombie, da un zombie lento a uno zombie veloce. Quindi uno zombie con poca coordinazione, eccetera, a uno zombie invece più veloce e più reattivo. Ora, non mi pare che in Savage Wars, il manuale base, ci sia qualcosa del genere, ma secondo me sarebbe un becero piccolo upgrade dell'agilità e via, e saremmo già praticamente a posto. Allora, perdonate un attimo, che ho un attimo laggato, bruttissimo, quindi mi sono perso parte. La differenza tra il com'era il È morto? praticamente è il classico, il morto d'estate è il morto veloce dei film degli zombie, cioè quello che corre, non è Ok. quello che si muove, che si abbatte Ok, zombie. morto nottambulo e morto d'estate sarebbero. Morto nottambulo è praticamente lo zombie base. Esatto. Mentre il morto d'estate magari aumentiamo un pochettino il passo e l'agilità. Praticamente, secondo me, sì, non ha bisogno di particolari modifiche. Dark Reacher, Cerco invece, la sfida un attimo. editabile di Savage Wars con il tema di Halloween, quella purtroppo passa dopo Play, ma per una mera questione di tempo, ragazzi. È tra le cose da fare, ma non ha le priorità più grandi. Ci importava di più chiudere il bestiario e averlo da dare, perché in realtà la scheda di D&D era necessaria, perché la scheda di D&D per Halloween è molto differente in svariati aspetti rispetto alla scheda di base di D&D. Invece quella di Savage, non dico che è uguale, però cambia molto meno. Quindi c'era bisogno di meno materiale, c'era meno priorità per farlo. Hendrix, come faccio a vincere Vogue's Bureau? Chi devo uccidere? Whiscard Hill? Ah, non c'è problema. No, dai, poi. Se uccidi Ghiscardil, penso che tu faccia finire Vogue's Bureau perché tutti i dipartimenti Ma fanno sai una che fine brutta bruttissima. roba, ma sai che brutta. Gli scandali, gli scandali. Certo, se lo ammazzi silenziosamente, senza far sapere nulla. Ragazzi, noi vi invitiamo a buttarvi in Vogue's Bureau, a fare anche delle azioni decisamente forti. Saranno molto fighe. Saranno una cosa veramente figa. Buttatevi. Voce Lita, la mia idea era quella di un'avventura in stile ebrei con fuga dai tedeschi. E in che Cosa? senso in stile ebrei con Oddio. fuga dai tedeschi? Oddio, Nulla, che come cosa sia? fai a farla Halloween considerando che non c'è nessuno che è innocente? Né i rivoltosi né i maghi erano innocenti, non sono mai stati innocenti. Cioè non c'è una figura tragica come gli ebrei, come possa essere stata per l'etnia ebrea, per cioè, tutti gli ebrei della Seconda Guerra Mondiale. Non c'è quella stessa cosa. Quindi, cosa stai pensando? Sono curioso, è meramente curiosità. Dark Richard, ok, pazienza per la scheda, mi serve solo il bestiario, ma infatti è quello che considero infatti più necessario da ritrovare. Quindi, morto nottambulo, vedi zombie, Savage Wars, pagina 160, morto d'estato, vedi zombie, Savage Wars, pagina 170, modifiche. Sarà l'agilità Sì, che andrà. che dal D6 passa un D8 e poi il passo volevo mettere. Sì. Io gli avevo messo, non mi ricordo, gli avevo messo anche la possibilità che potrebbe essere in grado di impugnare oggetti. Però non so se c'è bisogno di specificarlo. Hendrix, io vi saluto, maledetto, vado a masterare Sally su Following, No, bravo. l'unica cosa è che nello zombie, Savage World, hai il punto debole alla testa. Quindi subisce due danni in più se viene colpito dalla testa. Va bene questo? Allora, però in realtà secondo me non è un grosso problema, anche perché bilancia il fatto perché è abbastanza resistente lo zombie base È quindi. laggato. Ti direi ni, nel senso che più non proprio, però se ricordo bene in realtà è parecchio resistente lo zombie base di Savage, quindi lo bilancia abbastanza. Tiene robustezza 7, è bello resistente. Infatti, quindi secondo me lo lascerei perché lo bilancia. Ok, quindi gira di 8, E poi ricordiamo sempre la passo. solita cosa, non lo si vuole considerare perché
sparargli in testa del migliore dei film zombie, uccide lo zombie, considero con più la sinerequa che se gli fai saltare la testa gli hai tolto la sua arma principale. E quindi in realtà sì, è praticamente il doppio dei danni. Ah, non, hanno, quindi hanno anche artigli? No, no, terrei quello che è nel manuale. Tengono gli artigli nel manuale. Beh, sì, ma sono le arti, perché identifica più o meno le artigliate, cioè il sì, fanno, cioè, danno da forza, quindi fanno danno un di 6. Sì, sì, è la è una presa praticamente, sì, lasciamolo. Ok, allora io aggiungerei solamente la gita al D8 e il passo 15. Mi pare giusto, mi pare giusto. Dark Ridge, io ho mandato la scheda per Bureau, mi avete detto che decidevate ieri, mi sembra, con la riunione, ma nessuno ha detto niente ancora. Fermo Dark Ridge, perché nel caso è una cosa che bisogna leggiucchiare, mi sono persa dalle giochiare. Ma perché sto rispondendo a tutte, sei sicuro che non ti ho risposto? Se non ti ho risposto, correrò subito ai ripari, assolutamente. Ok, quindi stessa cosa, immagino che l'hai fatta anche te, Guido, per specificare in dov'è? La 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 la. Non l'ho ancora messo, non l'ho ancora perché, messo. Perché no, stavo finendo il predatore. È in è lì preso dal predatore. No, ho finito di definire com'è che funzionano i impatti a livello meccanico. Che non avevo fatto la quando ho creato il predatore notturno. Ah sì? Cosa hai fatto? Sì. Ho paura perché conoscendo... Ok, praticamente questo non cambia generalmente il personaggio. Mm-hmm. Definisce il fatto che un predatore notturno può utilizzare, può creare un patto oscuro con una creatura. Il predatore notturno esordisce un desiderio come per l'effetto dell'incantesimo desiderio. Aspetta, per la creatura che esordisce il patto come come l'incantesimo desiderio. Non c'è bisogno di... Ok, togli quello. Come perché ti sei desiderio? Il personaggio riceve un segno indelebile sulla pelle. Se il predatore notturno non ha patti attivi, non ottiene alcun beneficio da riposi lunghi o brevi. Il predatore notturno inizia con all'incirca 7 patti attivi. Consumare il patto. Quando stai per subire un danno non derivante da un'arma magica, usare la tua azione per tirare un D12 sommato a un modifico di carisma. Riduci il danno che stai per subire del valore ottenuto. Puoi usare questo potere un numero di volte al giorno pari al numero di patti che il predatore ha stretto. Utilizzare più di una volta lo stesso patto significa uccidere il portatore e cancellare il patto. Salute. Mi piace. Cioè tu dovrai, appunto, praticamente ti spinge a proteggere il predatore, a evitare che qualcuno lo trovi, perché altrimenti potresti, se hai fatto un patto, potresti morirci male. Potresti morire da quella cosa. Watcherita, allora mi sbaglio io, non conosco molto bene l'ambientazione, che era quello che aveva detto prima per quello ebrei e nazisti. Sì, sì. No, nel senso, spiega la tua idea, perché magari può starci, magari con un paio di modifiche. Mettiamo questo. Volevo necessariamente non avere dei buoni e dei buoni assoluti o dei cattivi assoluti in quello che è Halloween. Cioè, forse la cosa più cattiva, diciamo, in senso assoluto, è Morgana Maleri. Forse. Perché proprio era una tiranna. Punto. Cioè, lei era proprio una tiranna che voleva mantenere il suo potere. Punto. Ma i suoi sudditi erano felici perché lei voleva così, altrimenti venivano uccisi, quindi erano molto felici. Quindi Morgana Maleri è forse la persona più cattiva dell'intera ambientazione, se proprio si deve prendere. Ma non c'è nessun buono, tutti buoni, tutti i supposti buoni, rivoltosi piuttosto che Requesta, piuttosto che altri, si sono ricoperti di gravi peccati, gravi crimini comunque, e nell'avventura che faremo uscire a Cartoonix ci sarà un esempio in tal senso, tra Play faremo, ci sarà un esempio in tal senso, perché proprio si vedrà quanto comunque è sporco il tutto, che è la cosa che lo rende vero. Ragazzi, ditemi un conflitto dove c'erano chiaramente i buoni da una parte e sicuramente non hanno mai fatto nulla di male. Cioè, e non ditemi gli americani nella seconda guerra mondiale. No, non lo sono stati. Cioè, chiaramente quando hai un grande nemico, grandemente malvagio, nella figura di Hitler e i suoi, perché ricordiamo che le truppe, in definitiva, non è che avevano particolari responsabilità per la Shoah o simili, quindi non erano tutti dei pezzi di merda, ok? Le SS erano abbastanza ormai addentro in quel...
circolo, ma un semplice soldato della Wehrmacht poteva aver subito, poteva aver commesso atrocità, ma non era detto, non era per forza detto. Quindi non è neanche lì presente un male assoluto nell'intera nazione tedesca, anche perché sennò saremmo ancora qui a menargliela. Ops, no, è vero, alcuni lo fanno ancora. E... quindi comunque purtroppo, sono considerato anche questo, il grigio è molto più interessante da gestire, la situazione grigia, la moralità grigia e non definita è molto più interessante da gestire rispetto al, e non ditemi di no, al paladino buono 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 in modo assurdo, perfetto, tutti lo definiscono noioso, perché? Perché non ha sfumature. Io ci metto anche il cattivo cattivo in modo assurdo. Ah, io sono malvagio perché sono malvagio. Perfetto, sei spesso volentieri allora noioso. Perché è nel grigio che si celano spesso volentieri gli aspetti interessanti di un possibile personaggio caratterizzato. Non nell'assoluto, ragazzi. Per quanto mi riguarda, poi sia mai se mettete il cattivone che deve essere proprio che quello è cattivo, io sto parlando più che altro di personaggi da fare, da vivere. Comunque, scusate questa mia presa, che sono partito per la tangente momentaneamente. Quindi, metterò io poi il predatore notturno, così, perché devo lo ritrovo nei file, lo reinserisco con calma, non mi concentrerai ulteriormente. Allora, va benissimo così, Gregor, non mettere gli spazi, per favore. Allora, metti gli spazi? No. Sono gli spazi. No, questa è l'intestazione, è proprio l'impaginazione così, la formattazione del testo come è fatta in questo modo. Comunque, dopo il predatore notturno, tecnicamente, abbiamo lo spettro incarnato, che anche quello... Oh, aspettate, fermi, voglio ringraziare Mirko Failoni Art. Mirko! Ciao, Mirko! Grazie mille, Mirko, gentilissimo. Ci vediamo a play, spero. È passato oggi dal server, penso. È passato oggi dal server, sì. Ciao, Mirko. Che devi assolutamente parlarvi meglio di storia di come sta andando. Quindi ci vediamo a play che mi parli di storia. E c'è anche lo spettro incarnato che è stato già realizzato. E quindi è solo da reinserire anche lui. Lo farei nel secondo momento. Dopodiché ci rimangono effettivamente solo due creature, ragazzi, quindi non possiamo riuscire, ce la possiamo fare a finire stasera, perché ci rimangono lo spirito, spiriti, esatto, in realtà sono più che altro spiriti, e i vampiri, strigoi e tral, i nostri vampiri. Ora, la differenziazione in questi non sono mostri semplicissimi da gestire, perché sono leggermente particolari, ma adesso cercheremo di spiegarvi anche un pochettino in che senso. Prima di tutto, la categoria spiriti in Halloween per il momento è abbastanza ampia, è abbastanza aperta come categoria, quindi considera al proprio interno fantasmi, spettri, poltergeist, li considera tutti quanti. Perché? Perché in realtà comunque d'ambientazione non volevo dare una netta categorizzazione, ma rendere comunque un pochettino fumoso, già che si parla sempre di qualcosa di spiritico e gli spiriti sono sempre belli quando non sono facilmente categorizzati. Però per necessità dei master, ovviamente avere delle schede di riferimento è la cosa più semplice. Quindi quello che andremo a fare sarà semplicemente di consigliare le schede più corrette in tal senso. Ora, mi ricordo perfettamente il Savage Spirito. Lo sto cercando, infatti. Non mi ricordo se ci sono delle versioni tipo che possiamo riutilizzare, tipo... allora, nel bestiario principale di Savage lo spirito non c'è. C'è il fantasma, forse? Non me lo ricordo. Sono sicuro. Drago. Odio quando le cose vengono spostate, non so più fantasma, ecco, uno spirito fantasma, ecco, fantasma, okay. C'è. Quindi il fantasma lo possiamo riportare facilmente e credo che anche in D&D ci sia senza problemi. Sì, c'è solo un problema da vedere però. Dimmi. Il fantasma qua dice che è etereo e quindi può essere danneggiato solo da attacchi magici. Mm-hmm.
Quindi questo magari bisogna rivederlo per quanto riguarda Halloween. Allora, in realtà, allora, questo è vero, perché io l'avevo fatto una versione degli spettri molto meno da fantasy e molto più da folklore. Infatti ero andato a prendere le cose più classiche, il ferro e il sale che sono in grado di ferire o comunque scacciare gli spettri. Supernatural sposta di voglio. Supernatural, spostati. Ma oggettivamente è una cosa che io trovo molto, Ma ci sta, molto molto bello. figa alla fine, molto specifica per loro per come dovrebbero essere distrutti. E si specifica anche che tecnicamente, a meno che il loro corpo non venga, completamente distrutto, tu puoi continuare a dissiparne lo spirito, ma questo si rigenererà finché non distruggerai il corpo originale. Però questa è una parte abbastanza di narrativa. Non credo che bisogna per forza metterci una regola. Cioè, il master lo sa che devono trovare un corpo, non è che c'è bisogno di specificare troppo. Oltre al fatto che se non c'è più il corpo, semplicemente quando lo spettro viene distrutto, punto. Cioè, tipo, è la sua ultima vita, ha più vite, ha vita infinita finché lo distruggono quello, a quel punto ha solo una vita che gli rimane. Come meccanica. Quindi In più anche il fatto che ha degli oggetti da lancio come equipaggiamento, non capisco perché. è messo leggermente male, nel senso che è un pochettino falsato, ma è semplicemente perché usa telecinesi. Cioè, Sì, non sono ok. oggetti da lancio che prende e ti lancia gli oggetti, che è un po' triste, ma No, che perché viene sprende messo oggetti sotto in giro equipaggiamento, con. capito? Quindi. Lo so, suona male. Infatti, io l'avrei messo semplicemente come telecinese, avrei detto: il fantasma può muovere oggetti, punto. Senza andare Allora a. facciamo così. Per quanto riguarda gli attributi e le abilità, penso che vadano bene così. Sì. Io Ti andrei sei giusto a agilità, ti sei specificare forza, per ti sei la intelligenza, resistenza. spirito di 10. Io andrei solo a specificare la resistenza, cioè il fatto che sono immuni se non a danni magici, lo andrei a cambiare. Cioè, Esatto. andrei ad aggiungere danni magici, ferro e sale, punto. Che vuol dire, ragazzi? Cosa vuol dire pistole, cioè cartucce a sale grosso? E quindi doppietta portami via. Doppietta di sale grosso portami via. Nella migliore delle tradizioni disneyane, con lo zione che spara con la spingarda di sale grosso. Il ferro, che oggettivamente è abbastanza facile da trovare, da avere dietro come una spranga di ferro, piuttosto che un'ascia in ferro e non in acciaio. Cioè, in realtà non è niente di particolarmente difficile. Vocevita, spero nei vampiri alla Alucard di Helsing Ultimate. Cioè, stronzi. diciamo che nel mio immaginario gli strigoi vanno molto verso i vampiri di The Strain. Quindi una roba brutta. Una roba brutta brutta. Scusate, vado a cercare al volo il manualettino di Savage, così dono una mano anche a Gregor il combo per Ma guardare un paio di robe. vabbè, ma Secondo, sì. secondo. Sono attacchi. Allora, io ho valigette su valigette, roba su roba, porca idea, ormai dove è la roba, troppa roba. Ah, Il fatto dell'equipaggiamento, oggetti da lancio, lo lasciamo così o vogliamo modificare? stavi dicendo, scusate, sono arrivato adesso. Ah, ok, scusami, non stavo vedendo la webcam. Ho detto, il fatto dell'equipaggiamento, oggetti da lancio, lo lasciamo così oppure vogliamo metterci la No, no, telecinesi? lasciamolo così. In realtà, appena leggi poi la Ok. scheda, lo capisci, cioè. Ok, perfetto. Il fantasma provoca un test di paura, meno 2. Sì, ma E in realtà penso il che vada pure bene resto, guarda, questo. ce l'ho anche sotto qui. Credo che proprio il resto vada benissimo. Lo possiamo proprio tenere così senza problemi.
Ok, io ho solo aggiunto il fatto, io ho modificato la capacità speciale Terrio rendendolo immune a, cioè rendendolo danneggiabile solo da attacchi magici, sale okay. e ferro. Ok, mi pare più che giusto, più che giusto così. Ok. Dopodiché, allora, purtroppo non abbiamo troppe caratterizzazioni, immagino che Guido abbia più facilità nell'indicare più schede nel manuale base dicendo sì. usa questa scheda, usa questa scheda, usa questa sì, scheda. Ce ne ho tante, tipo, si va dal Will-O-Wisp, allo Spettro, al Poltergeist, al Ghost. Io in realtà, infatti, sai, nella versione di D&D semplicemente direi scegli lo spirito che ti è più comodo esatto. dal bestemmio esatto. e applica il fatto che hanno vulnerabilità sì. a questi fattori esatto, senza andare a fare cose particolari per la versione di per quanto riguarda Savage forse l'unica cosa che andrei a specificare magari sotto è per avere varietà negli spiriti aggiungete le capacità speciali più comode per la situazione. O gliele possiamo, o gliela vogliamo dare dei suggerimenti noi. Allora, guarda, seguendo quello che c'è nel il manuale base di Savage, ha un bestiario molto limitato in realtà. Sì. Quindi non so, alla fine se ne mettendo la cioè il fantasma di Savage però alla fine incarna bene tutte le caratteristiche che dovrebbe avere un sì. po' uno spirito in generale. Poi sa il master magari modificarle a suo... Sai cosa? Perché al master potremmo scrivere etereo e mettere una seconda caratteristica, tipo, che ne so, chiamarla varietà, una roba del genere, ti spiego record, e dici sì. per caratterizzare lo spirito potreste aggiungere una caratteristica una caratteristica in più tra, che ne so, paralisi, stordimento, infezione, cioè robe che possono andare a caratterizzarlo semplicemente scegliendo una singola caratteristica di volta in volta per quello. Ok. Devo dire come era fatto la... Sì, interessante. Cioè, è un modo semplice per dire, guarda, ti diamo due o tre opzioni, varia tra queste, vedi un attimino cosa ti è più comodo per la tua avventura nello specifico. Perché consideriamo anche quello. Ok, allora facciamo come ho fatto con la chimera. All'inizio proprio mettiamo... che si può scegliere una, voglio fare una lista di capacità speciali come per la chimera oppure mettiamo semplicemente un aggiungi a piacimento. Aggiungi a piacimento, puoi aggiungere per caratterizzare il fantasma e renderlo più variegato, puoi aggiungere uno o più di queste capacità e ti suggeriamo, in realtà sono poche, stordimento, paralisi e infezione, no infezione no, paralisi e dove che l'avevo vista prima, non era forza, sebbene una forza maggiorata potrebbe sempre starci. Facciamo così, modifichiamo questa. Cioè, ti rendi conto che sto guardando adesso, non ha visione crepuscolare? Il fantasma? Ma no, non ce l'ha la visione crepuscolare, no. Cioè, gliela diamo come possibilità, cazzo. È un fantasma che si può muovere completamente al buio. Cioè, vuol dire che si muove completamente al buio. Sì. In maniera molto molto semplice, andando su a quello che stava invece realizzando sto ricontrollando lo spettro incarnato, sì.
Una creatura un po' ostica, ci sta. È una creatura molto particolare. Lo spettro incarnato, infatti, è una di quelle creature, insieme all'affamato arcano e al predatore notturno, molto caratteristiche alla fine di Halloween. Quindi sì, sono un po' tanto particolari. Pensa che qua la cosa della vulnerabilità al sale è... abbondanti quantità di sale hanno lo stesso effetto dell'acqua santa contro queste creature. Molto particolare. Ma perché gliel'avevamo già data? Cioè... Gliel'avevamo già data questa? Sì, sì, questa qua era già data. Ok. E anche nelle resistenze ai danni è segnato bla bla bla, eccetto ad armi resistente a danni contundenti, balistici, perforanti, taglienti dovuti ad armi non magiche e o non di ferro artigianale. Ah, è vero, scusa, però Greco, è venuto in mente adesso guardando quello che stava scrivendo Guido. Sì? Ma scusa, invece che mettergli infravisione, gli mettiamo paralisi, stordimento e dei poteri, marionetta tipo, che diventa praticamente un possessione. Esatto, ci sta. Però no, mi sono perso una parte perché ho laggato, scusami. Nel senso, stavo dicendo, potremmo, se noi considerassimo tra le capacità o poteri, capacità speciali o poteri a scelta da aggiungere, paralisi, stordimento, marionetta che funziona benissimo, onda di forza. Quindi proprio semplicemente dei poteri, quindi. Gli stiamo dicendo, potreste aggiungere alcune tra questi. Ok, quindi invece mentre come capacità speciale, diciamo, potresti aggiungere, potresti scegliere un potere da utilizzare come se fosse una capacità speciale. Sì. Sì? Secondo me potrebbe starci. Ok. Puoi scegliere. Se lo facciamo così, invece di mettere così, facciamolo senza aggiungere la possibilità. Mettiamo una nuova capacità speciale che si chiama potere. Scegli uno o più dei tra i seguenti poteri. E facciamo una piccola lista di poteri che potrebbero essere quelli utili. No, aspetta. Greco, non sto dicendo. Io farei tra poteri e capacità, ne metterei alcuni esempi, direi. Potresti scegliere una tra queste capacità speciali e o poteri, come paralisi, stordimento, marionetta, mettiamo 3, 4, e via, onda d'urto, cioè ne mettiamo 2 e 2 e via. Ah, ok, quindi senza fare un elenco vero e proprio. No, proponendone 4, è proprio una proposta alla fine. Ok. Grazie. Ok. Io sto guardando un attimo adesso il vampiro antico, per capire un attimo se ha bisogno di grossi cambiamenti. Cambiare forma, fascino. Figli della notte, no, frenesia mirata, vulnerabilità, possono essere usati solo da loro cultura, possono essere scossi dai non mai feriti, nebbia, non morto, progenie, punto debole. No, mi sa che dovremmo fare un pochettino di lavoro sui vampiri per quanto riguarda quantomeno Savage. Ouch. Ok, quindi ragazzi, stavo cercando la paralisi. Ci deve essere il potere proprio. È una capacità, no, è una capacità speciale. Capacità? Sì. Non so, c'è con chi è che poteva dirlo. È a pagina 158. Ok, perfetto.
Io ti scrivo intanto. No, scusa. L'edizione. Io mi firmo. No, no, vai, vai, vai. Io scrivo la riga sopra. La riga sopra. No, non c'è niente. Allora. Deve effettuare con successo. Tiro vigore o vigore. Deve effettuare con successo un tiro vigore o diventare scossa. Ok, Strigoi, Tral, Guido, tu dove sei, scusa? Io ho finito di scrivere tutti quanti per la questione dei spiriti, inserendo le varie questioni. Ok. Adesso manco giusto di Strigoi. Okay. Esatto, ci mancano solo due creature. Se vuoi dare un'occhiata allo spettro incarnato. Ah, ma li stavo, sì. stavo già dando un'occhiata prima, mi piaceva come lo stavi modificando. Eccellente. Ok. Strigoi e Tral, ragazzi. Allora, l'ambientazione Strigoi e Tral ad Halloween sono due creature strettamente collegate. Gli Strigoi furono una famiglia arcana minore che venne maledetta dai Requiesta per i loro crimini. Ora, questa maledizione che gli venne lanciata addosso praticamente fece avvizzire e perdere il potere magico di questa famiglia arcana, rendendoli praticamente dei deboli involucri e niente più, con il dolore che man mano li attanagliava mentre il loro metabolismo rallentava, e quindi diventare una sofferenza per molto tempo. Solo che c'era una gabola per uscire da questo: cibarsi del sangue dei viventi, andando quindi nel più classico della necessità vampirica. Nutrendosi di sangue, i Strigoi sono in grado in qualche modo di riacquistare parte dei loro poteri, quindi di sistemarsi un attimino dalle loro afflizioni. Le truppe Strigoi furono meno fortunate, perché semplicemente la maledizione su di loro li rese dei Thrall. Cosa sono i Thrall? I Thrall praticamente sono costretti a nutrirsi regolarmente di sangue per evitare di diventare mostruosi. Ma con una differenza: non possiedono capacità arcane, magiche, i Thrall, anche se si nutrono, e tendono a sviluppare più velocemente un aspetto mostruoso se non si cibano regolarmente di sangue. Un'altra importante differenza sta nel fatto che non sono in grado di cibarsi per conto proprio, ma devono portare la loro vittima dallo Strigoi in modo che il loro padrone possa raffinarne il sangue. Cioè, praticamente loro si possono nutrire solo del sangue raffinato dal proprio padrone, altrimenti non ne riescono a trarre nutrimento. Questo in realtà rende Strigoi e Thrall più simili a un alveare, a una situazione alveare, con i Thrall che fanno praticamente da servitori, da formiche servitori, che procurano il cibo per lo Strigoi, che è il reale fulcro di potere. Quindi lo Strigoi sono... cioè gli Strigoi, partiamo dai Thrall, i Thrall sono molto più semplici. I Thrall sono solitamente in grado di vivere un po' più a lungo, ma se si nutrono regolarmente, in realtà sembrano delle persone normalissime, senza particolari differenze. Rigenerano più velocemente le ferite, ma per il resto sono normali, né più né meno, una qualsiasi persona, perché appunto sono in grado di mimetizzarsi. Se invece diventano mostruosi, semplicemente diventano
cioè il loro aspetto diventa man mano più mostruoso, inizia ad assumere tratti bestiali, la pelle inizia a tendersi, cioè diventano della roba brutta, quindi difficilmente possono nascondersi. Quindi in realtà io partirei dal Thrall, che è molto più semplice da gestire. Ok, per D&D non posso utilizzare la roba normale dei vampiri. Per la semplice questione per cui se mettessi un Vampire Spawn, come messo dal manuale dei mostri, uscirei in teo distretto. Se, non vi dico se metto un vampiro normale. Un vampiro normale è un CR13. Cioè, ciao, ciao! Oddio, un vampiro Porco normale cazzo. potrebbe essere una bella sfida, però in realtà credo che abbia tutte delle caratteristiche che lo rendano. Ok, te ne dico un paio. Vai. Rigenerazione 20 punti Minchia. ogni turno. A 144 punti ferita. Buono. Bene, la media Cioè, tua di solito, quindi. no, ma infatti, tutto normale. No, raga, è assurdo. È assurdo davvero. Quindi no, Ma devo sicuro, farlo con perché zero sta comunque roba. lo stri... Beh, lo strigoi è un grado di... è un grado 6 nella scala merlina. Sì, effettivamente, però non è così... Sì, Forse è ok. troppo. Forse è troppo. No, non lo so. Boh. O Adesso forse guarda, facciamo una capisci? versione leggermente depotenziata di quella? Sì, ci stavo pensando. In ogni caso, comunque, devo pensare molto da zero. Perché, Ok, per dalla esempio, chat questo potete qui, tipo un confrontarvi. Vampire Spawn, presuppone più alto livello di rigenerazione, tipo super forza, super velocità, che il morso tipo asciuga l'anima. Cioè, tutta sta roba qua. Mirko Failoni, oh, ce l'abbiamo fatta, mi si era buggata la chat. Ciao ragazzi, ciao Mirko, ma tu, infatti mi Ciao ciao. chiedevo perché, cioè, che avessi fatto proprio la comparsata, avessi fatto la subscription e poi fossi scappato. Gentilissimo, però mi sembrava strano, cioè, cazzo, neanche salutare, salvi. Comunque ragazzi, commentate se avete idee, se avete proposte per quello che è lo Strigoi, la versione del vampiro per Halloween, fate, non fatevi problemi. Mirko, sì, tipo mordi e fuggi. Vai, tanto ti becco a play, Mirko, non scappi. Giusto, ci sei a play. Dovresti, cioè, passi a play. E che Sì, cazzo, passi a play, che cazzo. Dai. E per quello che riguarda... Ma dovrebbe essere sommerso. dovrebbe essere lo stand need, infatti, sì, sommerso Esatto, need, sì. esatto. E Strigoi, Thrall. I Thrall alla fin fine io non so se creai una scheda apposita, perché in realtà sarebbe come prendere un qualsiasi cittadino e dargli dei piccoli power up, Sì, possiamo farlo questa cosa. un pochettino di rigenerazione, la maledizione del sangue se non si nutrono. Ok, i vampiri in 7 giorni sono la scheda più lunga Sì. sui No, poi sono bestiari. in Savage sono proprio il classicissimo vampiro, Sì, cioè sì, 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 sì. hanno proprio la debolezza per i paletti, la luce L'acqua solare, l'acqua santa, santa. l'invito, cioè hanno anche la debolezza Sì, loro. dell'invito, che è una cosa che, ok, è molto caratteristica, però è noiosissima, porca puttana. Cavallo. Cioè, è che Cioè, loro non cazzo. possono entrare in una casa se non sono invitati, è abbastanza. Mi può per favore, posso usare il suo bagno? Sì, certo, prego, entri pure. Esatto, ah, sei mio. Abbastanza. Quindi, dobbiamo capire quanto dobbiamo renderli complessi i vampiri. Perché magari possiamo trovare, almeno negli attributi, uno spunto da uno dei due, perché c'è vampiro antico e vampiro giovane in Savage World. No, perché il vampiro giovane non è un Thrall, cioè il Thrall è proprio un essere umano, è un essere una non è per forza neanche un essere umano, ma oddio, è Parlavo dello quasi Strigoi. sicuramente essere umano. Per lo Strigoi. Allora, in realtà io vedo gli attributi, secondo me funzionano abbastanza bene. Di quale? Dell'antico o del giovane? Dell'antico. Dell'antico, Lo ok. Strigoi comunque è un treno, cioè è proprio un treno È forte, da deve essere affrontare. forte. Perfetto. Allora inizia a copiarle piano E piano. anche le abilità, io le
terrei praticamente uguale. Non chiedermi perché, ma il vampiro antico a sparare 8 di 8. Cioè, io non mi immagino molto il vampiro che fa piu piu, però può essere, può succedere. Dai. Buonasera, Bardo. Non ci Piu lamentiamo, piu. dai, siamo le cose. Piu, Allora, piu. uno strigoi col fucile a pompa, guarda che diventa un incubo, eh. Salve, agenti. Come se non lo Oddio. fosse già abbastanza con un D6 più, un D12 più 3 a forza. Ma infatti, ah, il fucile a pompa poi ci pensa un attimo e dice, vabbè, ma vaffanculo. E Faccio più a danni a mano. mano gli fa un di 12 più 3 più un di 4. Non c'è capito. Scherzo. È Scherzo. tantino. Cioè, fa come minimo 5. Cioè, ha reso scosso un qualsiasi personaggio mezz'uomo o Luca, domanda E ricordiamo tecnica. che robustezza 10, mio Dio. Sì. Dimmi, dimmi, dimmi. Tipo un thrall. Io adesso metto una questione per cui ogni X tempo Sì. il thrall ottiene dei malus perché non si nutre. Sì. Ogni quanto tempo? Mesi o settimane? Settimane, cioè deve essere parecchio frequente. Ogni settimana non si nutre. Io direi, no, ma c'è proprio una degenerazione, cioè se non si nutre inizia a diventare più brutto, cioè secondo me dovrebbe tipo avere man mano perdita di carisma che a un certo punto lo identifica chiaramente come una creatura mostruosa, appunto. Perché sai, a 10 potresti ancora dire no, sono solo brutto in culo, però sai, quando sei a carisma 5, cioè ormai sei... È una roba orribile. Perché, mentre per quanto riguarda Sedge, sicuramente bisogna identificarlo come boss, quindi mettere la specifica che è un boss. Che nella versione di Sedge, il manuale base è una croce non ho capito perché hanno messo quella croce teutonica Così gli gli piaceva la piaceva. croce teutonica. Vabbè, specificare che essendo un boss lo devi ferire ben 3 volte, ragazzi. Dopodiché, artigli ci sta. Cambiare forma io lo toglierei, troppo legato Sì, al cosa si può classicone. considerarsi un boss? Ok, quindi allora, agilità di 8, forza di 12 più 3, intelligenza di 10, spirito di 10, vigore di 12 perché sono duri as fuck. Poi, Esatto. parata 7, passo 15, robustezza 10, Sono già dei bei questi. tostarello. Dopodiché, capacità speciali, gli lasciamo artigli, direi. Poi capì che Questo qua è strigoi o i trall? Ok, Gli strigoi. no, Cioè... perché se ci... per i trall ho Lo so messo. già lo strigoio. E no, io chiedo un attimo a Luca per i trall. I trall ho messo più due forze, più due... Destrezza più 2 costituzione, cioè più 2 tratti fisici, Ok. scorpione 9 metri, cioè una scorpione depotenziata mezza, e una velocità aumentata di 3 metri a round. Cioè, e la capacità potere del sangue maledetto. Finché il thrall è nutrito, mantiene il bonus alle statistiche, ma per ogni settimana in cui non si nutre, riceve un malus di meno 2 a costituzione e carisma. Quando il potere di carisma scende sotto all'8, allora il personaggio può essere chiaramente identificato come thrall. Questo qua è il principio. Dovrebbe essere decente, secondo Allora. Dopodiché, io ho una cosa importante, che è un piccolo spoiler, perché, spoiler ragazzi, perché non è specificato nel manuale, visto che non è una cosa che i dipartimenti sanno, ma tecnicamente tra le strigoi hanno una simile, una su per giù comunicazione telepatica. Cioè, sono in grado, non la classica cosa del si possono discutere, ma se lo strigoi dice venite a me, pericolo o altro, loro vengono a lui. Allo stesso tempo, se uno dei thrall comunica sono in pericolo, allo strigoi arriva la comunicazione che ok, uno dei suoi servitori è in pericolo. Cioè, non una comunicazione diretta che permetta di ok, come stai, amico? Senti, bene, però Un devo contatto dirti che. empatico. Eh sì, esatto, un Sì. empatico, un'empatia telepatica. Per quanto riguarda invece Savage,
Ma tra di loro, ma gli strigoi possono tra di loro e con i trall? No, non tra strigoi e altri strigoi, è tra lo strigoi e, la, e i suoi trall, perché okay, praticamente okay, mi sono immaginato che nutrendoli ne ha un minimo controllo, ne ha un maggiore controllo. Ok, telepatico con i suoi servitori. Ah, i trall sono solo umani, quindi... Okay. Ah, solo umani, ok. Solo umani. Quindi questo antipatico, come posso dire, che gli consente di... Hanno un collegamento telepatico con i suoi servitori, trall, che gli consente di comunicare brevi ordini o ricevere brevi comunicazioni o ricevere comunicazioni empatiche, tra parentesi l'emozione provata dai trall. Anche perché io proprio lo strigoi me lo immagino come una creatura che vive tramite i propri trall. Cioè, se questi si nutrono, se questi fanno sesso, se questi si ubriacano, se questi hanno una giornata buona o se questi sono arrabbiati, lo strigoi vive quell'emozione tramite essi. Cioè, oggettivamente lo strigoi non è una creatura maestosa e austera, è proprio è un mostro quasi quasi un mostro proprio parassita derelitto. Okay, gli strigoi sono sempre solo umani? Gli strigoi sì, erano una famiglia minore umana. Ok, va bene. Che venne maledetta dai requesta. Poi allora facciamo proprio a fasci. Non lo so, siamo nello stesso fascio. Parte degli strigoi venne consegnata da Morgana ai requesta per essere giustiziati, però quella è un'altra storia. Telempatia canale 666 del digitale terrestre. Sì, più o meno sì. Allora, fascino? No, abbiamo detto il fascino non è una cosa tipica dello strigoi. A meno che fascino non intendiamo che proprio sta usando marionetta, la capacità mentale marionetta, che potrebbe essere più interessante. Alla fine lo strigoi ha dei poteri mentali. Ok, quindi mettiamo proprio... Lo stanno mettere magari in marionetta. Sì. Lo chiamiamo proprio così. Ah, però qua dice solo sul sesso opposto, mentre in questo caso un po' su tutti. Sì, sì. Uno... strigoi può. Senti, gli stiamo togliendo la cosa più forte che ha, che è l'invulnerabilità, quindi sti cazzi. Esatto, può utilizzare il... gli rimane, credo, frenesia migliorata, che ci sta. I vampiri possono effettuare 2 attacchi per round senza subire penalità, ci sta per avere comunque un combattimento gozzo. Nervi saldi, i vampiri agiscono usando la migliore tra 2 carte. Allora, marionetta, quindi lo strigoi può utilizzare il potere marionetta di base. Io ho visto che buona parte dei mostri di regione non hanno punti potere, è una cosa più da PG. Quindi lo può utilizzare il potere marionetta, punto, perché lo può utilizzare a volontà. Sì. Poi fide la notte, no, non penso che controlli i topi e la notte, no. Non era neanche così. Proprio ho sbagliato tutto. Lo so. Frenesia migliorata possono effettuare. Ah, vedi il multiattacco che piace tanto a Guido. Abbiamo. Ce la mettiamo? Sì, no, dai, senti, sì. Dobbiamo combattere contro Guido e i suoi super mostri di D&D. Nervi saldi, glielo lascerei. Non morto anche perché è da non morto che derivano i suoi, beh, sì, le sue caratteristiche iniziali. Arrampicarsi su superfici verticali. Chi? Il troll o lo strigoi? Strigoi. La verità, no. Ci sta.
Nebbia, no. Anzi, infatti, adesso credo che andremo a prendere un po' di poteri che gli daremo a Sbuffo. Yeah, sì. Sicuramente, marionetta, vediamo così. Agiscono. Allora, una cosa assurda che non ha, ma che se io gli darei, non ha paura. Non ha paura meno due. No, non ce l'ha. E gliela mettiamo. No, capito, ma cioè non, come fai a non dargli paura meno paura? E dai. Perché andrebbe in conflitto con il fatto che in questo caso il vampiro di Sevegione immaginano molto spazio di Dracula. Dracula non incute paura, Dracula incute fascino. Dracula sì, e no, sì e no, perché in realtà, considerando tutto Savage, che la paura spesso e volentieri porta ad essere scossi, in realtà la presenza di Dracula rendeva, paralizzava le persone che non sapevano come rapportarsi con questa persona, magari non ne capivano neanche di che cosa avevano timore. Cioè, non lo so. Basta così. Senza paura glielo darei. No, meglio, non senza paura. Che dà paura. Lo strigoi, cazzo se ha paura. Cioè, cazzo se può avere paura. Dopodiché andrei di un paio di poteri. Dati non è soggetto. Ok, non morto, poi progenie no, punti deboli no, dobbiamo aggiungerci. Allora, paura meno 2. E dopo lo vado a prendere, non mi ricordo dove stava. In realtà basta che metti paura meno 2 tra parentesi ed è il... Mi ricordo che l'ho messo da qualche parte, pure meno 2, ma comunque. Poi vedrò, per fare la cosa più completa. Poi abbiamo detto senza paura, ha detto... No, in realtà no. Lo strigoi ha paura, cioè lo strigoi è, considera che è un parassita che l'unica cosa che vuole fare è sopravvivere, quindi è una creatura che ha paura. Ok, ok. Cioè che può decidere anche proprio di andare, di scapparsela brutalmente se vede che la situazione sta avvolgendo. Quindi è il Thrall che è immune a paura? No, allora, secondo me nessuno dei due è immune alla paura, sono alla fine creature molto... Okay. Molto, cioè non sono degli effettivi non morti che non hanno paura di essere feriti. Sia il Thrall che lo Strigoi in realtà percepiscono tutto e sanno che se loro sanno che possono morire, quindi lo vogliono evitare. Senza paura alla fine funziona su creature che effettivamente non hanno autoconservazione, mentre entrambi ce l'hanno. Certo, gli potremmo dare una capacità speciale, Guido, per cui lo Strigoi può inoculare una frenesia a tutti i Thrall nella zona che li rende senza paura. Sì. Tipo come se li mandassi in Berserker. Che ne dici? Ci potrebbe stare? Sì, ci sta. Gregor? No, è crashato Gregor. È momentaneamente crashato Gregor. È crashato in una posa molto da Padre Pio, devo dire. Gregor? Sono laggato, stavo scrivendo. Ben tornato! Cosa ci sei perso? Tutto, stavo ancora cercando la paura meno 2 io. Buono. Stavo dicendo a Guido che in realtà potrebbe essere interessante se gli dessimo una capacità speciale allo Strigoi che può praticamente... inoculare frenesia in tutti i Thrall nella zona in modo da rendere cioè come se li mandasse in furia, in frenzy. Che dici? Sì, ci può stare. Quindi mettiamo non so come possiamo chiamarlo. Lo possiamo inoculare frenesia volendo. Sì. Ti va a richiamare anche il nome frenesia? Sì, infatti. Riflettere, devastazione, segnale. Oh.
e to tutti i suoi trall servitori in un'area cosa? Scusa? Io in un'area precisa oppure io all'interno dell'edificio in cui si trova o entro portata visiva. Ok. Ci può stare. Tutti i suoi. Ora. Okay. Ok, io adesso farei un bel elenco di poteri senza dare per forza di scrivere, alla fine sono nel manuale, quindi io rimanderei la pagina del manuale. Sì, come ho fatto sopra per esatto. Gregor, dimmi te se ti sembrano che possono funzionare. 1. Arrampica muri. Beh, sì. Secondo me la capacità di camminare sui muri potrebbe essere interessante. Sì. Confusione. Confusione, sì. Dopodiché mi piaceva anche l'idea che potesse utilizzare guarigione maggiore per curarsi. Incrementa tratto. Sì, questo sicuramente. Per pomparsi di potenza. Ma pure riduci tratto quando si morde. Oh, sì. Incrementa, riduci tratto. Vedete, tu puoi mettere entrambi io. Sì. Poi, lettura del pensiero. Che me lo immagino che dentro nella testa. Sì, ci sta tantissimo. Rapidità. Per rendersi più veloce in caso di combattimenti. Esatto. E dov'era? Non mi... No, mi pare forse solo. Mi pare fossero queste. Vediamo un pochettino se c'è qualcosa di... Che poi arrampica muri è pure una capacità speciale, quindi volendo. Considerando che nel caso dobbiamo spostare marionetta sotto. Sì, infatti in adesso realtà. Prenderei marionetta e lo sposterei sotto. Secondo me è abbastanza gozzo, cioè hai parecchia scelta. Master per cosa usi. cosa e quando utilizzare. Beh, praticamente è una qualità di poteri verosimile. Sì, ma ci sta, alla fine è una creatura parecchio gozza. Ecco, lo Strigoi non soffre di peste arcana perché ha già una grossa maledizione addosso che praticamente gli rende e quindi impossibile la libertà. E l'immunità alla bestia arcana. Anche perché oggettivamente mi immagino lo Strigoi come un possibile predatore definitivo della nuova Halloween, se effettivamente i maghi sparissero del tutto, perché sarebbe uno dei pochi che rimane con i poteri che non risente della peste arcana e quindi può usare i suoi poteri, solo che deve nutrirsi. Eh sì. Se però sono i nuovi maghi un po' nerfati, perché sì. Devono nutrirsi, devono... E comunque sono brutti a merda. Eh sì. Ok, mi pare che ci siamo. Bisogna solo descrivere il trall. Esatto, il trall che in realtà sarà un essere umano, quindi... Non mi ricordo, ma non le base, ecco, non ha esempi di... No, nel bestiario... Umanoidi standard. No, non ce li ha, se ricordo bene, fatemi un pochettino. Pensavo di no. L'unico umanoide che ha più... dovrebbe essere tipo gli orchi che non sono per nulla standard.
No, infatti perché sono già di base loro pompati, quindi non è propriamente un esempio corretto. Potremmo Infatti prendere non c'è questo, potremmo prendere uno degli archetipi, sai? volendo sapere gli archetipi, il più Potremmo, generico possibile. anzi, potremmo fare questo. Potremmo suggerire, scegli uno degli archetipi a pagina 10-11 del manuale base per Sì. rappresentare un possibile servitore Thrall, perché alla fine un Thrall potrebbe essere un pilota, non un pirata, potrebbe essere uno scienziato, un guerriero, potrebbe essere... Allora, scegli uno degli archetipi, negli archetipi vedi archetipi pagina 10-11. La domanda, il Thrall si rigenera? Lo strigoi si rigenera? Io gli ho dato guarigione maggiore come potere in Savage. Perché? Ok. Allora, altrimenti potremmo togliergli, perché altrimenti potremmo togliergli il potere maggiore, cioè il potere, e dargli una rigenerazione. In Savage è molto problematica la rigenerazione. Ci dovrebbe stare poi il potere di rigenerazione. Bene, no? Vedo che c'è la capacità speciale dei mostri di rigenerazione. Sì, perfetto. Volevo mettere quella allora, volendo. Sì. Cosa fa? Vediamo cosa fa. C'è la guarigione veloce che è fortissima, cioè un successo cura una ferita e l'incremento cura una ferita extra. Anche se è stata uccisa. Sì, perché la rigenerazione questa, Gregor, è pensata per il troll, punto. Cioè, è una Sì, capacità sì, sì. speciale che è stata pensata esclusivamente per il troll classico che può continuare a rigenerarsi anche se uccisa. Io non lo so, Arriviamo a dargli rigenerazione lenta, perché comunque ha bisogno di nutrirsi per rigenerarsi. Sai cosa? Forse gli toglierei guarigione maggiore, che forse effettivamente è un po' troppo grezza, e gli darei rigenerazione lenta. Ok, mettiamo rigenerazione lenta. Sì, dai. Tanto rimane gozzo. Allora, visto che conosco i miei polli, quello che stavo suggerendo a Gregor, gli direi scegli Sì. uno degli archetipi, vedi archetipi, Savage Worlds, pagina 10-11, funzionali per l'ambientazione di Hollowind, così eviti di fare il pirata o Sì. il sacerdote, guaritore, funzionali per... e non... Arcano e che non abbia background arcano e non meglio che diciamo e, non, e senza background arcano. Direi a questi aggiungi telepatia, contatto empatico verso lo stregoi. Ho laggato. Scusa, stavo dicendo, a questo gli dobbiamo solo aggiungere la capacità, il contatto empatico con lo stregoi e rigenerazione lenta. Sì, ok. Città speciali. E questa P maiuscola. Mettiamo, dobbiamo mettergli. Vedo il contatto empatico. E lo copiamo, lo incolliamo, lo modifichiamo. Sì. Telepatico con comunicare brevi ordini, comunicare le proprie emozioni. Proprio così, di consente proprio emozioni e sensazioni e di ricevere ordini e di ricevere brevi ordini.
Ok, a questa aggiungerei rigenerazione lenta, quindi copiamo rigenerazione, cioè sì, vado a fisco di scrivere qui e poi E ok, una volta al giorno. Stessa cosa per il nostro caro Trall. Guido nella versione di D&D ha specificato quella cosa che se non si nutre diventa più mostruoso. Per la versione Savage dobbiamo metterla. Non lo so perché che in realtà i mostri non hanno carisma in Savage World. Quindi potremmo semplicemente mettere la capacità speciale, la debolezza, perché no, debolezza, bisogno di sangue che gli dà, se il Trall non si nutre assume tratti mostruosi che lo rendono facilmente individuabile, appunto. Sangue di qualsiasi genere oppure semplicemente proprio umano? No, si nutre di deve essere il sangue raffinato. Di sangue raffinato dal proprio strigoi. Non si nutre di sangue raffinato dal proprio strigoi, assume lentamente, gradualmente. Gradualmente un aspetto mostruoso e perde le sue capacità speciali. Mostruoso facilmente riconoscibile. Ehi Larry, come va? Non mi sento bene, ti vedo brutto. Ma proprio brutto brutto. Dici? Sì. Cosa stai facendo? Sto chiamando i dipartimenti. Perché? Non me la conti giusta. Tranne e no, nient'altro, Charlie. E basta. Blood for the blood god. Ok. Riconoscibile e perde le sue capacità speciali. Ok. Guido, la tua versione l'hai fatta, quel punto 6? Sì, ci sono. Andiamo a vedere quella di Guido, Gregor, paura. E anche io paurissima. Scusate perché metto in grassetto le cose. Cioè, Strigoi, utilizzare un qualsiasi PNG sono umani ed applicate il seguente template. Tutte le statistiche più 6. Non va bene. Resistenza ai danni. È umano. Solo scrivo. Un Trall non può essere solo umano. Considera che generalmente. Anche gli strigoi. Visti i PNG generali umani, potresti fino ad avere 18 delle statistiche all'incirca. Necrotici, danni contundenti, balistici, perforanti e taglienti dovuti ad armi non magiche, immunità per stercare, scuro visione 18 metri, arrampicata del ragno, potere del sangue maledetto, strigoi capace di assimilare il sangue delle proprie vittime, infligge sempre. Tu hai aggiunto la cosa proprio del mozzico. Sì, esatto. In questo modo vengono recuperati dopo un riposo lungo, inoltre strigoi rigenera un valore di punti feriti a pari alla montagna di danni necrotici inflitti, contatto in questi danni riducono il massimale di vita. Cioè io l'ho presa da com'è che funzionano i vampiri in D&D, sì. Tu con questi riduci il massimo di ferita, se questi danni nello specifico riducono a zero la vittima, sì. Muore e ho messo l'alba successiva diventa un Trall. È vero questa cosa qua, ma quindi la progenie deve averla. Sì, però non è questione che se l'ammazza, in realtà la cosa è un po' più vicino alla versione di un vampire, cioè deve nutrirla con il proprio sangue. Cioè devi donargli il proprio sangue a forza, solitamente. Quindi non ce lo scriviamo nella situazione, nella versione Savage. Ok, allora questa cosa la devo un attimo cambiare. Generale progenie, uno strigoi che... però dobbiamo effettivamente mettere una
un tecnicismo su quanto deve nutrire una persona per trasformarla in Thrall. Più che altro è necessario questo tecnicismo? Oppure è facilmente gestibile anche a livello narrativo? È facilmente gestibile a livello narrativo, ti do ragione. Guido lo deve togliere Perché in perché fondo effettivamente, se no, una volta che ammazza, allora quello si ritrasforma. E quindi lui ha effettivamente bisogno di cambiarlo. Sì. Perché in fondo quello che io posso pensare è che, immaginandomi la cosa, è che comunque uno strigoi per poter trarre deve essere utile per un tot di tempo. Quindi deve essere stato rapito, deve essere stato costretto tramite una cosa marionetta, tramite il Fatto. potere marionetta o quel che sia. Ho lasciato che appunto nota aggiunto 0, la vittima muore immediatamente. Punto. Uno strigoi può inoculare il proprio sangue nella vittima facendo rinascere all'alba successiva come un Thrall. Fine. Ok, contatto empatico, lo strigoi può comunicare con i Thrall che nutre il proprio stato emotivo l'una di volte pari al proprio modificatore di carisma con un minimo di 1. Come azione può emanare un'onda di frenesia primordiale in tutti i Thrall dell'edificio. I Thrall influenzati in questo modo raddoppiano il bonus alle caratteristiche e diventano immuni alla paura. Azioni leggendarie. Lo strigoi ha 3 azioni leggendarie ogni round. Solo. Oddio. Oddio, cosa stai per fa cosa hai fatto? No, è come si gestiscono le boss fight. Un'azione leggendaria può essere usata una volta e solo alla fine del turno di un'altra creatura. Scatto agile, si muove nel suo movimento massimo senza causare attacchi d'opportunità. Resistenza magica, può eseguire un tiro per determinare un effetto di condizione su di sé, se l'effetto incantesimo potere lo concede, avendo vantaggio nel tiro. Attacco costa 2 azioni. Due azioni leggendarie. Tu hai e come gestisce D&D Quinta il fatto che è una boss fight? Cioè, Spiegami, tu sei Guido. grosso, tu Ok. comprendi, conti come un tizio veramente complicato da combattere, Sì. quindi il vantaggio numerico è l'ultima cosa che vogliamo. Tu puoi gestire questa cosa qua con le azioni leggendarie, per cui le utilizzi alla fine del round di un giocatore. Per esempio, uno ti fa un effetto entangle. Utilizzo uno di resistenza magica. Vieni picchiato durissimo e sai che forse non arrivi al tuo prossimo turno. Scatto agile oppure fai un attacco extra. È comunque una cosa che prendi e metti uno strigoi che è uno stronzo a cazzo, che ovviamente ha 10 tutte le statistiche, pochissima roba. Comunque questo ti rende il senso dell'essere una creatura abbastanza grossa. Non è male, secondo me. Ok, ti chiedo solo una cosa, forse c'è bisogno di aggiungere un po' di poteri magici effettivi. Ok, sì. Qualcosa che replichi più o meno quello che abbiamo già visto sotto per la versione di Savage, che sono, secondo me possiamo anche Arrampica nominare. muri, confusione, incrementa, riduci tratto, lettura del pensiero, marionette e rapidità. Quindi un qualcosa che lo faccia fare, ovviamente per Ok. ragno potrebbe essere per Già te. fatto. Confusione praticamente, puoi vedere Con uno meglio cosa fai, ma non è stordimento, uno immaginando stordimento. c'è un stordire, confondere, mi sembra che Metto ci sia immaginata, effettivamente. perfetto. Boh, allora ci piazzo un po' di immaginata, Allora, che è abbastanza confusione divertente. rende scosso l'avversario. Confusione. Sì, incrementa, riduci tratto è la cosa più vicina a quello che in Vampire è pompo il sangue. E quindi mi potenzi. Lettura del pensiero è perché, senti, se fai marionetta, fai confusione, e che cazzo, diamo il terzo, diamo il Cavolo. te fai fatto 30, fai 31, ti leggo anche nella mente. Anche Eh perché sì. oggettivamente lo rende una cosa interessante perché ti parla nella mente, ti dice le cose mentre stai È molto interessante arrivando. anche da vedere da giocare, Da no? giocare, da far giocare. Anche perché ricordiamo che rimane comunque una creatura veramente brutta e abietta. Quindi non facile da uccidere, però veramente brutta, brutta in culo. Eh sì. Voce vita. Uccidita. No, non perdono, secondo me, la ragione. Gli strigoi trall perdono la ragione. Forse Forse i trall sì. i Thrall quando vengono scatenati, quando si subiscono. Gli strigoi perdono la ragione. No, frenesia migliorata è semplicemente un termine che viene usato in Savage per indicare il fatto che può attaccare più volte.
attaccare due volte senza, perché in realtà ricordiamolo, in Savage tu puoi sempre attaccare più Sì, volte solo come carne massa. personaggio e hai un malus cumulabile di meno 2 per ogni attacco che Ogni decidi di azione sferrare, extra. per ogni azione che decidi di effettuare, e bisogna annunciarlo all'inizio del proprio round. Se voglio attaccare due volte, dovrò dirlo all'inizio perché il malus verrà posto a entrambe le azioni. Ragazzi, tecnicamente tu potresti decidere di fare tre o quattro attacchi in un turno, Questa solo cosa come... però per i mostri, per gli NPC, non è valida in Savage. L'unico modo che un NPC ha per attaccare più volte durante lo stesso turno non è imporsi da solo il malus come farebbe un PG, ma è avere frenesia. Frenesia ti consente di effettuare due attacchi con il malus di meno 2. Frenesia migliorata di non Con il avere malus malus. quando effettui due attacchi. Sì, questo praticamente permette un attimo di avere loro che vanno in una specie di berserker. Però ragazzi, più che altro frenesia, forse il termine più corretto sarebbe stato per evitare fraintendimenti, Un multi-attacco. multiattacco. Perché in realtà effettivamente frenesia lascia intendere che ti getti in attacco senza considerare le conseguenze, perché frenesia. Non è forse il termine Vogliamo cambiare più... il nome? No, Vogliamo perché cambiare è il nome è quello effettivo di Savage, per capito? Sì. Savage. Cioè, proprio io sto parlando proprio dell'abilità, della capacità base speciale che può essere fraintendibile, però non fatevi confondere. Quello in Savage viene preso in questo modo perché questa capacità speciale è pensata soprattutto per gli orchi, per questi personaggi che in realtà non è mai specificato che si perda la ragione quando si va in frenesia, Esatto. anzi, viene proprio utilizzato come termine molto scenico perché Savage ti viene questa scenicità dei termini Certo. utilizzati per indicare un multiattacco, un semplicissimo multiattacco. È perché semplicemente, ragazzi, il multiattacco sa troppo di tecnicismo e meno E di quel Savage ci va un po', magic. cozza un po' con i tecnicismi. Savage tende sempre almeno a non far vedere il fatto che è tecnico come sistema. Cerca sì, un po' di mascherarlo in alcuni aspetti per mantenere un po' la magia, possiamo così definirla. Esatto, sì. Più o meno. Guido, stavi dicendo? No, sto Dimmi. buttando in mezzo tutti quanti Ok. dei poterini carini per lo Strigoi. Ho Bene, paura. non esagerare, cerca di attenerti alla No, questione Savage, io ho messo a please. volontà salvare i morenti e taumaturgia, che sono dei trucchetti, che sono a prescindere Sì, dalla volontà, ok. Sì. più due incantesimi di un'incazione livello 1 e un'incazione livello 2 volontà, che sono comando e calmare emozioni. Adesso ci sto mettendo tre volte al Ok. giorno. Presagio, caratteristica potenziata, e sto cercando di capire dove cacchio è le tue dei pensieri, per capire quanto cacchio è forte. Sì. Interdizione dalla morte? No. No, No. no, no. Sai Ah, come? help. Ok, come Serve funziona l'interdizione ha dalla già tre morte? azioni leggere No, ragazzi, interdizione dalla morte è combattimento. molto particolare. Perché se tu stai per andare a meno di un punto ferita, vai a un punto ferita. Tac. E si toglie interdizione dalla morte. Eh sì, Cioè, praticamente praticamente. è come in quei JRPG in cui quando arrivavi a zero, cioè quando Sì, dovevi cioè, morire punto sì, ferita, esatto, è dovevi bandana di subire un altro Pokémon. attacco. Per... È bandana di Pokémon, esattamente. Carino, no, dai, però in realtà è carino. Allora, vediamo il volo. Scusa, già che ci sono, che ho il. Allarme, armatura magica, caduta morbida, camuffare se stesso, charme su persone, comprensione di linguaggi, dardo incantato, dardo stregato, disco, globo, identificare, immagine silenziosa, meditazione magico, mani brucianti, nube di nebbia, onda tonante, passo veloce, protezione dal bene, raggio di infermità, ritirata Fiume. rapida, saltare, scritto illusorio, scudo, servitore inosservato, sonno, spruzzo colorato, trova famiglia, unto, vita falsata. Allucinazione di forza, alterare se stesso, arma magica, armatura, blocca persone, bocca magica, cecità, sordità, corona di follia, folata di vento, frantumare, freccia acida, immaginare, divinazione, pensiero, ingrandire. C'è un pelo di differenza con Savage. Sì. Ingrandire e ridurre. Ok, individuazione dei pensieri. Grande. Situazione dei pensieri. È molto Comunque in particolare. D&D c'è sempre questo strano feticismo per la parola individuazione, lo usano un po' ovunque.
Sì, ho... Questi sono Del bene, del male, del... è solo il world text, solo di 2 pagine di lista Sì, no, è incantesima. assurda. Il bello è che la maggior parte di questi incantesimi, non dico che in realtà sono assimilabili, però Si potrebbero anche evitare. di diversi semplicemente sarebbe interessante semplicemente dire ok, questa versione è falla potenziata di 1, 2, 3 step man mano che sali di livello. Prendi la versione potenziata che fa un dado in più o aumenta la classe difficoltà in più. Cioè, questa roba qua c'è già, eh. Sì, lo so, però Cioè, appunto insieme a questa lunghissima lista che fa esatto, cioè diversi, c'è anche il fatto che ci sono incantesimi. Guido, cioè sì, erano semplificati, ma poi si sono detti no, dobbiamo comunque mettere una marea di incantesimi. Infatti, nonostante tutto, il mago rimane un mezzo ragioniere che deve barcamenarsi tra tutto. Cioè, ma è ovvio, cioè io mi metto nei panni di chi ha pensato la quinta edizione dicendo così abbiamo semplificato un sacco di cose, ma dopo i tecnicismi, vabbè, ma lasciamoli stare, ma i giocatori vogliono il tecnico e mettiamoci un sacco di incantesimi, Vaffanculo. ok. Vaffanculo, metti gli incantesimi. Così si divertono su quelli. Che Esatto, così palle. hanno cosa leggere, hanno qualcosa per perdere quell'ora e mezza a sessione, capito? Praticamente, cosa Ogni volta che un allora? mago cerca di fare una magia c'è una discussione al tavolo, sembra un comizio elettorale. Comunque, lo sai che in questo momento, Greco, credo che sia più forte lo strigoi di Savage? Sì, perché lo Lui strigone di sta Savage ha i cercando. poteri a volontà. Esatto. Hai la volontà e spero che tu abbia messo l'attacco multiplo a lui. Non hai messo l'attacco multiplo, ti ammazzo. Metti l'attacco multiplo adesso. Muoviti. Sì che ce l'ha, Muoviti. è un'azione leggendaria. Dov'è? Il fondo. Mettilo qui, muoviti. Metti l'attacco, non l'hai messo all'unica persona che dovrebbe averlo. Muoviti. Aspetta, non è, No, hai ce scritto l'ha, ce solo, l'ha. no, È hai quello scritto lì, solo attacco. attacco. È un'azione Aspetta, leggendaria. È attacco un'azione leggendaria. multiplo. Scusa, manca la Ma parola gli costa multiplo. due azioni. No, no, è sia suscita attacco. Cioè tu esegui un'azione di attacco, punto. Ah, ok, ah, va bene. Ok. Ok, sono più. Il panico, il panico. Stavo. Ti volevo uccidere direttamente dopo tutto questo. Ok, Guido, quindi, direi che più o meno ci siamo? Sì. Sì. Abbiamo una bella Sì. listona di Indicazione dei pensieri, cattivoni. scrivere la maledizione, rimuove maledizione. Forse costrizione lo darei un giorno che permette di permette al tipo di fare un'azione contro la sua volontà, cioè quindi che va un pochettino a simulare quello che è marionetta in Savage. Vai, ci sta. Sì, Vai, è ci stato una sta. volta al giorno abbastanza. E Senti, noi tu ce l'abbiamo sparati. gratis. Vai, 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 Esatto, bam. e tu Cioè, sparati, pum, noi via. tecnicamente abbiamo la cosa che ha gratis, quindi tecnicamente in realtà il Savage è un po' forte, cioè tipo potrebbe in 4 turni far fuori l'intero party mettendo marionetta su ciascuno di loro. Io sono umano, uso il Finisce, comando a finisce. volontà. Dico di Marionetta, sparsa marionetta, a vicenda. marionetta, marionetta, ok, adesso vinculata a vicenda. Esatto, Fantastico. cioè... Ciao, raga, a posto. E io vado a dormire, Esatto. E nel scusate. frattempo voi dovete colpirmi 3 volte. Buona fortuna. Ho parato 7. Buona fortuna. Bel casino. Ok, ragazzi, tecnicamente Abbiamo parlando, finito. abbiamo finito. Mancano un paio di cose da sistemare, rimettere le schede dei personaggi di Savage, del Predatore Notturno, dello Spettro Incarnato. Mancano una sistemazione un pochettino più pulita di quella che è semplicemente l'impaginazione, ma praticamente ci siamo. Quindi abbiamo finito sulla carta nel bestiario sia per Savage Worlds che per D&D quinta edizione dei mostri di The Silence of Halloween, che renderemo disponibili poi nei prossimi giorni, ben impaginati e sistemati, probabilmente settimana prossima, ma nei prossimi giorni comunque ci sarà questa possibilità. E direi che siamo contenti. Io sono contentissimo perché uscirà davvero una bella listona di mostri che non vedo l'ora di lanciare contro i miei.
prendi vivo con delle mie vittime, vorrei dire i giocatori, giusto le i giocatori, vero, vero di agenti ordine di, eh? No, agenti ordine più o meno, ragazzi. Detto questo, è quasi mezzanotte. Scusate per l'ora tarda. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito fino a quest'ora. Credo che noi adesso discuteremo qualcosina in privato su Voges Bureau. E quindi stacchiamo già qui per sentirci poi prossimamente per qualcos'altro a tema The Silence of Halloween, a tema Game Design Live. Chi lo sa. Piccola cosa, domani, se tutto va bene, domani sera faccio chiacchierata con Discord con i Patreon per mostrargli la stesura che ho realizzato dell'avventura di City of Mist, rinominata City of Cards, perché c'entrano un pelino le cards. Mettiamola così. Quindi ragazzi, grazie mille a tutti quanti per aver seguito, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando non gettate addosso i mostri che ha fatto Guido che sono troppo potenti, utilizzate qualsiasi sì. altra cosa, qualsiasi. Sì. Ci vediamo alla prossima, grazie mille, ciao.